ragazzi, qui Dito ci avanti con Cube. Ok, scusate, sono ancora un po' scosso perché proprio 6 secondi fa ho registrato la prima parte di Grey. Che cazzo è successo? Che quando caricherò il video sarà già stata messa. Sono ancora davvero scosso. Allora, io devo far arrivare la palla là, immagino. Se allora, aspettate, potrei usare questo. Quello viola, non buttiamo lì. Gira! Odio quando gira dalla parte sbagliata. Ok, bravissimo. Ora togliamo. No, aspettate, facciamo così. Prendiamo il giallo, lo mettiamo qua. Oh mio Dio, ma quanto sono. Ok. Paolo Bitta insegna. Wow. Molto più complesso però con queste. Ah, dietro ce n'è un'altra già. Sicuramente ce n'è 3 o 4. Ma mi ha fatto salvataggio. No, non mi ha fatto salvataggio. Devo per forza usare quello blu, questo è ovvio. Però. Ah, aspettate, potrei ora mettere questi. Ma che cazzo serve? No, aspettate, intanto giro sta a fare. Ok. Adesso. Allora, quello deve per forza rimanere. Vediamo un po' se così accade qualcosa. Potrebbe stare là sopra. Però come cazzo ci arriva, no? A meno che non faccio così. Aspettate. Ah, ho capito. No! Ho capito. Così. Così. Fanculo a te stesso, stupido affare blu. No! Porca la mia puttana. Ok, devo togliere subito sta affare qua blu prima che faccia altri casini. Alzati però, ok? E adesso giro. Dai, sì. Ok. Vediamo se ce n'è un altro dietro. No, fanculo. Ce n'è un altro dietro. Come cazzo? Scommetto che qua ci va un bel giallo. Certo. Ci mancherebbe. Però questo è abbastanza facile se facciamo così. No, ma perché? Allora, qua ci va il blu. Qua ci va il viola. Ma perché? Io non capisco perché quello blu non si abbassa. Quello blu deve per forza restare alzato. Oh, appunto. Ora direi che ci basta fare così. E poi fare così. No! Muoviti! Maledetta palla! Forse se lo faccio ancora una volta gli do una bella spinta. Andiamo. Rotola. Una proprietà fondamentale delle palle è che rotolano, cazzo. Tu cosa fai? Nulla. Stupida palla. Allora posso fare. Eh no, se lo chiudo. Oddio. No, vedi. Ci vuole troppo poco tempo per fare una cosa del genere. E poi scusate. A quel punto allora basterebbe fare così. Il che non mi sembra molto allora furbo. Perché se no non serve lì. No, il giallo lì non ci va, mi sa. Proviamo col rosso, va. No. A meno che non lo faccio cadere proprio sopra. Come faccio però? A meno che lo faccio così. No, dovrei farcelo. No, il rosso non serve a niente qua, mi sa. Bisogna per forza usare il giallo, ragazzi. Ho capito, forse. Forse ho capito. Allora, rifacciamo sta cosa. Blu qua. Ho detto blu. Ah, fanculo. Blu qua. Vabbè, facciamo fare il giro così. Se no, poi lì ci va già sopra e me lo schiaccio. Non c'ho voglia. Ok. Allora, adesso. No, madonna, odio ste freccette. Ok, così. Ora, così. Lo so che l'ho fatto prima, però voglio vedere se dandoci una spinta abbastanza giusta.
Perché il giallo non si è aperto ora? Ma maledetto. È uguale a prima. Non lo capisco questo, purtroppo. Non lo posso manco mettere lì uno rosso, perché va a essere inutile messo lì uno rosso. Il blu sta per forza lì, mi sa. Wow, bel salto. No, maledette freccette, oh. Sì, ma gira. Ah, porca puttana, oh. Ok, se magari ce la faccio a girarle, ci riproviamo ancora una volta. Peccato che il giallo sia... certo. Il giallo deve già essere alzato, porca puttana. Gira. No, porca... Scusate, ragazzi, ma no, ma non ci riesco a usare queste frecce. Facciamolo già alzare. Questo si deve abbassare, se no non va. Ecco. Non ci riesco. Ok. Ora, ancora una volta. No, niente da fare. È fottutamente impossibile sta cosa. A meno che non faccio così. Lo faccio avvicinare, poi faccio così, poi lo abbasso e poi ce lo butto da così. Oddio, sì! Ah, sì! Faticaccia. Ok, poi dopo sono finiti, ragazzi. Dobbiamo farcela fare questo. Qua invece è sempre il giallo, cazzo. Basta fare così, credo. No, stavolta allora è il rosso. Sì, stavolta è il rosso. Ok. Facciamo che... Facciamo così. Ah, ce n'è un altro là. Quindi vuol dire che mi servono tutti. Come mi servono tutti? Se ci metto uno blu qua e faccio andare la palla là. Ma poi non va più alla destra, mi sa. Non gli va. Vaffanculo. Le palle che non rotolano, le odio. Che poi non esistono nella realtà. Però, cazzo, a quanto pare in questo gioco c'è pieno di palle che non rotolano. Ok, allora riprendiamo il rosso, lo mettiamo qua. Se magari me lo fa mettere. Ok. Se magari... non posso alzarlo più di così, però. Il giallo qua cosa fa? Vediamo. Il giallo anche qua è inutile, non posso manco far così perché lo va a coprire addirittura. Quindi il giallo secondo me va là. Sì, peccato che sto facendo una cosa che non serve a niente. Giallo, ok. Già, non... Aspettate. Dove metto la cosa? Cazzo, non posso bloccarmi. Vabbè, al massimo se mi blocco qua, stoppo e nella prossima parte parto dall'averlo già fatto. Perché sto pezzo è davvero troppo complesso. Allora, vediamo di mettere un po' di roba interessante intanto. Tipo il rosso. Vediamo cosa accade se lo metto qua. Ok. La palla deve per forza stare lì. Se io mettessi qui il viola, qua il blu, e incominciassi a girare alla cazzo di cane, che cosa accadrebbe? No, scusate. Che cosa accadrebbe? Vediamo cosa accade, ragazzi. Un cazzo. Smetta di saltare. Ah, odio ste freccette. Non le riesco a usare. Ok. Così. Non ce l'ha un bel rimbalzo, Però un po' ora si è già mossa. Se solo riuscissi a... Ok, ora. Peccato che ho di nuovo sbagliato freccia. Così. Poi così. Poi così. Cosa mi serve? Cosa cazzo mi servirebbe fare questo?
Non mi serve, ma non mi servirebbe mai niente. Quello blu deve essere opposto a quello rosso, mi sa. Vabbè, sì, ovvio. Quindi mettiamo quello rosso qua, aperto al massimo. Mettiamo quello blu qua, che magari sì, deve essere abbassare, se no non va. E mettiamo quello quello giallo qua e quello viola là. Vediamo cosa accade, ragazzi. Sono davvero curioso di vedere cosa accade. Non accade un cazzo, perché semplicemente non riesco in questo modo a far arrivare là. No. Niente, ragazzi, stop qua il video. Ci vediamo nella prossima parte, dove sicuramente avrò già risolto tutto grazie al mio ingegno. Come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento, di diventare fan sulla fanpage e iscrivervi su YouTube. Bella, ragazzi, ciao.